Oggi vorrei parlare con voi delle trasparenze. Che cosa sono le trasparenze? Le trasparenze sono tutti quegli aspetti a livello pratico. Quando una persona si specchia davanti a uno specchio, lei va a vedere quanta trasparenza c'è tra i suoi capelli e la massa dei capelli. Quindi, quando noi andiamo a fare un allungamento di capelli, la cliente, anche se aumenta del 10% di questa trasparenza, è una persona più contenta del mondo. Molti colleghi hanno un'abitudine di mettere eccessivamente la quantità delle ciocche, sovrastimano quello che la cliente ha bisogno realmente. La cosa molto importante per ovviare a questo problema, dobbiamo imparare ad ascoltare bene la cliente e la sua problematica. Dobbiamo diventare attivi o proattivi. Proattivi che cosa significa? Che dobbiamo fare delle domande mirate a questa tipologia delle trasparenze. Perché nell'allungamento dei capelli non c'è solamente l'allungamento dei capelli, ma ci sono tanti altri aspetti. E oggi stiamo approfondendo questo aspetto che delle volte non viene considerato e io ve lo racconto. Quindi, nel momento che noi facciamo una domanda aperta che ci dia l'opportunità che la cliente ci possa rispondere non con un sì o con un no, ma che ci faccia un'argomentazione di parole per capire meglio che tipo di problema andiamo ad affrontare. Quando noi facciamo un'intervista per conoscere quello che possono essere, la cosa importante è la parola della trasparenza. Dovete chiedervi se lei, quando si specchia allo specchio, gli si mortifica la cliente quando comincia a vedere una trasparenza, e quello è uno degli aspetti psicologici molto molto importante. Il parrucchiere deve essere consapevole di questo, quindi ogni volta che vi capita tutte le station, da quelle lunghe a quelle corte, infoltimenti. In questo caso specifico parliamo degli infoltimenti sulle parti superiori, che sono un'altra branchia delle station. Però nell'insieme le persone hanno questo problema e quindi noi dobbiamo aiutarle sia a creare consapevolezza di questo problema, perché le persone ci dovranno convivere tutta la vita. Quindi noi troveremo le soluzioni con le station o non, che ci sono anche altre tecniche, ma per iniziare, per educare la cliente che c'è questa tecnologia di infoltimento, il parrucchiere deve pensare non è a coprire il 100% come il taglio dei capelli, che abbiamo bisogno dei volumi giusti, ma anche partendo già dal 10%, quella persona sarà veramente contenta. Bene, grazie e ci vediamo ai prossimi videocorsi.